La gran parte del taglio, diciamo circa il 70% del taglio, pesa su Napoli, Roma e Firenze, la gran parte su Napoli. Cioè Napoli è la città, questo poi domani cercheremo di capirlo, un meccanismo assolutamente irragionevole, irrazionale, inconcepibile, inaccettabile. Cioè ci sono pesature diverse di servizi identici. Cioè una strada a Torino ha una pesatura e a Napoli ne ha un'altra. E siccome il criterio che viene utilizzato da parte, diciamo, dei tecnici della SOSE, del MEF, è quello praticamente di fare un'equiparazione quanti soldi ci vogliono per garantire determinati servizi, che di per sé è un ragionamento che può essere anche comprensibile, però poi non si comprende perché quel determinato servizio a Napoli vale tot, a Milano vale tot, a Torino vale tot, e come al solito quel tot è sempre a svantaggio, diciamo, della città di Napoli. Allora questa, siccome è una cosa che ho letto e riletto le carte, gli atti, i tagli, ed è una, francamente, un qualcosa di incomprensibile e soprattutto di inaccettabile, quindi la battaglia più importante la deve fare l'ANCI tutta insieme contro il governo, e poi all'interno dell'ANCI bisogna avere una forte solidarietà complessiva.